effettivamente ci siamo conosciuti meglio. Ah, subito dopo entrati o dopo un po' di tempo? È circa un annetto, ma è stato già difficile immediatamente, insomma. Cioè voi siete entrati, avete fatto un contratto d'affitto con questi vostri padroni, pensando, diciamo, di essere tranquilli, che a un certo punto, pagando l'affitto, non c'erano più problemi. Sì. Dopo un anno sono cominciati i conflitti? Sì, anche meno di un anno. Perché immediatamente, diciamo, il giorno dopo che siamo tornati dal viaggio di nozze, ce li trovavamo sempre dentro casa, insomma, invadenti, proprio opprimenti, come a controllare qualunque cosa noi facessimo. Ma va bene, si sopportava bene, insomma, era un rapporto abbastanza. Poi invece sono cominciati i dispetti, allora a quel punto, insomma. Cioè i dispetti in che senso? Che so, un esempio banale, forse quello che più mi fa male è stato il fatto che la signora o il figlio della signora, chi voleva, insomma, magari sapevano più o meno gli orari del mio bambino, che all'epoca aveva 3 mesi, e insomma di punto in bianco mi mettevano lo stereo a tutto volume, che loro abitavano proprio soprastanti al piano dove stavamo noi. Quindi era, a parte questo, poi a mezzogiorno in punto, tutti i giorni, non era casuale, quindi tutti i giorni a battere il tappeto sulla finestra della mia cucina, insomma, dispettucci. Poi proprio fatto lasciava apposta per disturbarvi, sì, e cercare di mandarvi via. Sì, per disturbare, perché volevano che andassimo via in quanto. Voi avevate capito subito lì che vi volevano mandare via oppure no? Sì, sì, premevano sicuramente, insomma, però certamente non potevano, in quanto 4 anni dovevano passare. Insomma. Avevate un contratto d'affitto di 4 anni? Sì, beh, certo. È logico. Insomma. Certo. E quali altri dispetti vi hanno fatto, ad esempio? Oh, di tutto, non mi lasciava più stendere i panni perché mi buttava la spazzatura da su, insomma, di tutto, proprio martellanti, piccole cose snervanti tutti i giorni. So che Pasquale, ecco, sì, certo. Diciamo che hanno iniziato con piccoli, più che dispettucci, si sentivano padroni di fare ciò che volevano. Stavano in casa loro, venivano anche a controllare dentro casa. Per il quieto vivere inizialmente si lasciava fare. Poi arrivato verso la fine del quarto anno quasi, cominciato a premere veramente per dire andate via, qua, detto, vabbè, cioè, cerchiamo casa, andiamo via. Invece hanno cominciato a. Ma tutto questo soltanto a parole, non è che. No, a parole, tutto a parole. E basta. Per legge ci sono determinati criteri legali per fare anche lettera di sfratto 6 mesi prima e via dicendo, cosa ne è stato mai fatto. Quando 3 mesi prima della scadenza dei 4 anni hanno cominciato a minacciare, cercatevi casa a tutti i costi, altrimenti succede quello che l'altro. Per il 1° aprile dovete stare fuori da questa casa. E insistono, noi la stiamo cercando. A un certo punto hanno cominciato a subentrare minacce. Se tu entri al 1° aprile e non te ne stai ancora qui, al 1° marzo, dice, al 1° marzo stai ancora lì, da ogni giorno che passa devi ringraziare Gesù Cristo che la passi liscia e non ti succede niente. Ogni, ah, questo livello minacce, addirittura. Abbiamo cominciato a far subentrare denunce legali perché c'era minacce di morte a questo punto. E da lì abbiamo cominciato ad andare avanti con denunce che loro hanno fatto naturalmente contro denunce, da lì sono cominciati i dispetti veri e propri. Hanno cominciato. Ma la motivazione per cui loro vogliono questo appartamento, qual è? Ma sì, inizialmente dicevano a voce per il figlio che si doveva sposare, però legalmente non c'è stato mai nessun atto legale per sfratto per necessità. Il primo sfratto che hanno voluto fare ci hanno portato in pretura per sfratto per finita locazione, cosa che non esisteva secondo legge perché non c'era mai arrivata lettera. Quindi l'unico modo per portarci in pretura e sfrattarci era se avevano in mano questa ricevuta, che non c'era. Dopo di quella, un mese dopo, ci hanno mandato. Nel frattempo noi mandavamo comunque, pagavamo con dei vaglia postali. Pagamenti d'affitto mensili? Vaglia postali. Diciamo, nei 4 anni precedenti pagavamo in assegna 150.000 lire e loro ci davano un pezzetto di carta senza firma con scritto 80.000 lire. Passato. Ah, quindi neri anche lì, soldi nero. Nero su nero. Ah. Dicevano per non pagare tasse alla finanza perché passato un certo quorum, diciamo, annuale avrebbero dovuto pagare delle tasse.